Benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Il versetto di oggi è stato scritto da Geremia in circostanze drammatiche. La distruzione del popolo di Israele era vicina ed era inevitabile. Gli eserciti nemici si stavano preparando ad attaccare e Geremia stesso era portatore di cattive notizie per il suo popolo. Eppure il profeta dice che, anche in mezzo al dolore e alla tristezza, l'uomo che confidava nel Signore sarebbe stato benedetto. Di quale benedizione stava parlando? Il versetto successivo ci dà la risposta. Colui che confida nel Signore è come un albero piantato vicino all'acqua, che allunga le sue radici lungo il fiume. Non si accorge quando viene il caldo e il suo fogliame rimane verde. Nella siccità non soffre e non smette di portare frutto. La promessa di Dio è molto interessante. Non dice che il caldo non verrà, nemmeno che la siccità non verrà, ma afferma che in mezzo a situazioni difficili le sue foglie saranno comunque verdi e produrrà molti frutti. La tragedia delle persone non consiste nella lotta e nelle difficoltà che si presentano ogni giorno, ma nella mancanza di fiducia per andare alla ricerca della vittoria. Quando arriva il dolore, chi confida in Dio è come l'albero, le cui radici sanno dove cercare l'acqua. Anche nel deserto è possibile trovare delle palme, alberi giganti ed eretti in mezzo alla siccità e ai venti. Le palme sono lì, non perché manchino le difficoltà, ma perché il segreto della loro permanenza è la fonte di vita, l'acqua, che garantisce appunto la loro esistenza. L'inclemenza del clima ha insegnato loro a scavare in profondità, così che le loro radici scivolano silenziosamente verso il basso alla ricerca dell'acqua. Oggi per te è un giorno terribile, ti senti solo, ti manca la forza e stai per scoraggiarti e rinunciare alla battaglia. Togli gli occhi dalle cose in cui hai confidato e volgili verso il Signore. A volte può sembrare infantile, specialmente in questo mondo pragmatico in cui viviamo, ma le cose divine sono così. Forse è per questo che il Signore Gesù disse un giorno che se non diventiamo come bambini non entreremo nel regno dei cieli. Quindi non temere, gli eserciti nemici non possono essere là fuori, armati fino ai denti, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore e la cui fiducia è il Signore. Che Dio ci benedica e buona giornata!